Ok, ciao, benvenuti tutti a questo terzo episodio del webinar Il segreto numero uno dei guru della crescita personale. Sono Francesco Marcuccio, il fondatore di Create Your World Changing Business, crea il tuo business che cambia il mondo. E per questa sera sarà il mio lavoro aiutarvi nell'attirare le persone giuste per voi, costruire il vostro business consapevole. E se voi siete nell'ambito della crescita personale, delle discipline olistiche, siete dei coach, dei counselor, dei facilitatori, questo sarà il webinar adatto a voi. Se non avete visto gli episodi precedenti, vi sarà data la possibilità di guardare quelli di prima e in ogni caso faremo un po' di ricapitolazione. Prima di tutto, grazie per il tuo tempo, grazie per essere lì a guardare questo webinar. Come dice Woody Allen, 50% del successo è partecipare, e quindi sei già sulla buona strada. Prima di passare all'argomento di questa sera, vorrei dire una cosa che ho appena saputo, che purtroppo una mia carissima amica ha avuto un incidente, non so ancora bene che cos'è, ed è in coma in un ospedale di Lisbona, tenuta in vita in coma farmacologico, e quindi scusate se il mio umore è un po' quello che è, non c'è nient'altro che io possa fare per lei in questo momento, quindi sono qui a fare questo webinar. Spero che se lei stia bene, e nei prossimi giorni credo che andrò a Lisbona, quindi magari sposteremo le date dei prossimi webinar. Mi dispiace per questo. Voglio passare a spendere 30 secondi per ringraziare Sandy, perché lei è una di quelle persone che 5 anni fa, quando ho iniziato questo business, ha creduto in me, quando io non credevo in me stesso. È una delle persone che ha visto in me quello che io non riuscivo a vedere, e se non fosse stato per lei e per le persone come lei, forse non sarei qui oggi a fare quello che faccio. Quindi 30 secondi di questo webinar dedicati a lei. Non so quale sia il tuo credo, ma se puoi mandare un pensiero, una preghiera, un augurio alla mia amica Sandy, perché si svegli, te ne sarei molto molto grato. Grazie. Ok, penso che lei vorrebbe che io andassi avanti a fare quello che faccio, quindi farò del mio meglio per questo episodio. Ok, il segreto numero uno dei guru della crescita personale, parte terza. Negli scorsi webinar abbiamo visto che le persone non vogliono ciò di cui hanno bisogno, nel senso, magari le persone che vogliono perdere peso avrebbero bisogno di mangiare meglio e sicuramente di seguire un piano di esercizi, di allenarsi, di fare dell'attività fisica, ma non è ciò che vogliono veramente. Ok, le persone che vogliono migliorare la propria situazione finanziaria dovrebbero studiare, imparare a gestire meglio i propri fondi, ma non è quello che vogliono. Spesso la maggior parte delle persone cerca la pillola magica, una soluzione improvvisa a tutti i loro problemi. Non è ciò che vogliono. Come diceva Gary Albert, che è uno dei più grandi copywriter, delle menti del marketing che si è mai esistita, le persone non vogliono dimagrire, vogliono sapere cosa mangiare, il loro fast food preferito per perdere peso. E te lo rileggo. Le persone non vogliono sapere come dimagrire, ma vogliono sapere cosa mangiare, il loro fast food preferito per perdere peso. Allora, Gary Albert era un grande marketer e sull'esempio di questo suo, diciamo, aforisma è uscito questo libro che vi ho messo qui come case study, come esempio, che è The No Diet Weight Loss Solution, la soluzione per perdere peso senza dieta, ed è un libro che credo di aver visto anche in Italia, si chiama Mangia questo, non quello. Semplicemente questo libro ha una serie di fast food di cui parla, tra cui c'è McDonald's, c'è Krispy Kreme, c'è Burger King, KFC e tutte le catene più famose del mondo, e semplicemente tutto il contenuto di questo libro è dirti cosa mangiare quando tu vai, non so, al McDonald's. Cos'è più grasso, quale contiene più calorie, se l'hamburger o se il cheeseburger o se il crispy bacon o non so cos'altro c'è. Quindi è un libro in realtà
che chiunque avrebbe potuto creare. Anzi, in realtà non ce n'è neanche bisogno, perché spesso quando vai in questi fast food puoi guardare da te il contenuto calorico del cibo e non ci vuole molto a capire che prendere un'insalata e un petto di pollo è meglio che prendere un quadruplo hamburger pieno di salsa e patatine fritte e una Coca-Cola grande. Eppure questo libro è stato un caso editoriale negli scorsi anni ed ha venduto milioni e milioni e milioni di copie. Ed è proprio un esempio dell'applicazione pratica di questo principio, del fatto che le persone non vogliono ciò di cui davvero hanno bisogno. Una persona che vuole davvero avere uno stile di vita sano non ha bisogno di sapere cosa mandare a McDonald's, ha bisogno di sapere. Avrebbe bisogno di non andare proprio da McDonald's. Ma se questo libro fosse stato intitolato Mangia sano e muoviti e fai attività fisica e dimagrisci, nessuno l'avrebbe comprato. Adesso, qual è il punto la tesi di questo webinar di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, è che solo una minoranza di persone è davvero interessata al miglioramento. E questo l'abbiamo visto molto bene nello scorso webinar in cui ho rivelato qual era il segreto numero uno. Beh, il segreto numero uno è che qualsiasi popolazione di individui tende a dividersi secondo queste percentuali. 1% che fa molto, 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 molto bene, 4% che fa molto bene. Quindi c'è il top 5% di individui che hanno risultati molto superiori alla media. Poi c'è un 15% di individui che fa molto bene e un 80% di persone che fa fatica, e di cui il 60% di questi 80 sono persone che fanno davvero molta fatica. E queste statistiche sono di solito prese in ambito economico, quindi in ambito di ricchezza fisica, di ricchezza monetaria, ma in realtà possiamo applicarle a qualsiasi altro ambito della vita. Possiamo prendere la cultura, possiamo prendere la salute, possiamo prendere le relazioni. Il top 5% ha relazioni fantastiche, è in salute, ha un business prosperoso. Poi c'è un 15% che fa bene in queste aree e un 80% che fa fatica. Qual è il paradosso dell'essere un consulente, un coach, un facilitatore o quelli che io chiamo un imprenditore consapevole? Che noi da una parte offriamo e vendiamo miglioramento alle persone, ma eppure ci accorgiamo che le persone non vogliono davvero il miglioramento, o meglio, una piccola percentuale delle persone vuole miglioramento, o anzi avrebbe bisogno di miglioramento, ma vuole qualcosa di diverso. Ne abbiamo parlato la scorsa volta, introducendovi alla seconda verità del marketing, che è quella del gelato ai broccoli, come vi ho detto. E spesso noi dobbiamo, come dire, invogliare le persone a fare ciò che è la cosa giusta per loro, ciò che è la cosa migliore per loro, con magari un messaggio di marketing. Ecco. Il marketing ha un po' un occhio nero che si è meritato anche la parola, perché molte persone e molte industrie, molte aziende l'hanno usato in maniera negativa, quindi molte persone vedono il marketing come qualcosa di negativo, come una sorta di un livello di seconda classe, come qualcosa di manipolativo per rubare soldi alle persone. In realtà marketing non è nient'altro che comunicazione, e vi do la mia personale definizione, che è aiutare le persone a fare ciò che è nel loro migliore interesse, non nel tuo migliore interesse, nel loro migliore interesse. Aiutare le persone a fare la scelta giusta per loro quindi vi faccio un esempio. Se io vendo un libro in cui insegno tecniche per perdere peso, per dimagrire, per stare in forma, per vivere in salute, non dovrò, il mio marketing non sarà solo ciò che vende il libro, ma sarà ciò che vende i concetti che insegno alla persona, sarà ciò che la convincerà che è importante avere uno stile di vita sano. Devo proprio vendere questi concetti così che entrino in profondità nel subconscio delle persone, così che loro riescono a fare ciò che prima non facevano, così che venga creato un cambiamento radicale nel loro modo di comportarsi. Perché solo quando ci sarà un cambiamento nel modo di comportarsi, allora le persone avranno dei risultati diversi nella loro vita. Ed è quello che noi vogliamo davvero aiutarli a fare. Quindi la persona che comprerà il nostro libro sul perdere peso
parte del nostro marketing sarà tutto ciò che è, diciamo, il contorno ed è anche il contenuto che venderà il concetto di una vita sana, di una dieta sana, del movimento. Sarà quanto noi saremo in grado di persuadere psicologicamente e di avere un'influenza positiva sulla persona, così che faccia ciò che da sola non riusciva a fare. Ed è proprio per questo che una persona si affida a un coach, a un counselor o a un terapista, perché ha bisogno di qualcuno che sia all'infuori di sé, che lo aiuti a fare ciò che da solo non può fare. Anzi, ciò che da solo potrebbe fare, ma ha bisogno di una mano, ed è per quello che ci siamo qui noi. Quindi questo è il marketing, questo è quello che facciamo noi, è aiutare le persone a fare ciò che è nel loro migliore interesse. Spesso per fare questo ci serve, diciamo, indorare la pillola, ci serve, diciamo, mettere lo zucchero sul bordo del bicchiere per far sì che le persone riescano a bere la medicina amara. Tutto quello che sarà la nostra comunicazione sarà volta a convincere ed educare la persona a fare ciò che è la cosa migliore per lei. Gli antichi greci avevano un concetto che era kalos kai agathos. Kalos è ciò che è bello e agathos è ciò che è buono. Secondo me bisogna avere questi due elementi in un business, ossia kalos è ciò che attrae, è il bello, è il marketing, sono i titoli ad effetto, è la copertina del nostro libro, è il nostro modo di parlare, il nostro modo di presentarci, la comunicazione più esplicita. E agathos è il buono, è il valore etico che noi mettiamo all'interno dei nostri prodotti, dei nostri servizi, dei nostri corsi, dei nostri seminari. È molto importante avere il bello e il buono, kalos kai agathos, avere lo zucchero sul bordo del bicchiere e poi avere la medicina buona. Ci sono alcuni business che in realtà hanno o uno o l'altro, ma non funziona mai bene perché se io ho solo ciò che fa bene alle persone, ma non riesco poi a darglielo, se io sono il miglior coach nel mondo, sono il miglior consulente del mondo, il miglior prodotto, il miglior servizio, ma nessuno lo sa e non riesco a comunicare con il mio audience, allora quello che io faccio è totalmente inutile. Se d'altra parte ho un marketing fantastico e riesco a attrarre tantissimi clienti, ma poi non li aiuto davvero, allora il mio business è un po' vuoto da un punto di vista morale ed etico. E non solo, probabilmente queste persone non avendo risultati si allontaneranno, quindi avrò continuamente bisogno di nuovi clienti per supportare il mio business. Uno degli altri concetti che avevamo visto è che in queste statistiche, nel senso il 5%, 15%, 80%, sono numeri che nessuno è mai riuscito a cambiare. Nessuno dei grandi leader della crescita personale, dai più moderni ai più antichi, nessuno ha mai influito queste statistiche. Vuol dire che se io prendo un corso di un Tony Robbins, un Deepak Chopra o anche un Wayne Dyer, che può essere in due posti contemporaneamente, nessuno ha mai influito queste statistiche. L'80% dei partecipanti ai loro corsi avrà risultati mediocri o inesistenti in termini di cambiamenti radicali nella qualità della loro vita. Un 15% farà bene, avrà dei cambiamenti, avrà dei risultati, e un 5% farà molto, molto, molto bene. Perché capire questo concetto è importante? Perché tu non cambierai queste statistiche. Ossia le persone che avrai nel tuo business, i tuoi clienti, le persone che attrarrai, un 5% farà molto 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 bene, un 15% farà bene e un 80% non avrà risultati. Sembra qualcosa di molto brutto detto così, ma andiamo a vedere perché è importante, andiamo a vedere perché è importante che tu lo capisca, cosa puoi fare per aumentare i risultati che le persone avranno con te e soprattutto perché è importante che tu distacchi emotivamente da questo, perché non è tua responsabilità prenderti non è tua responsabilità i risultati o il cambiamento che una persona ha o non ha nella sua vita, è una sua responsabilità. E molte persone, molti coach, molti facilitatori bevono questa bugia che è loro responsabilità a cambiare la vita delle persone, e non è assolutamente così, anche perché non è una cosa tu puoi fare, non puoi scegliere per altre persone, non puoi controllare la loro vita, puoi solo supportarle ad essere lì e a fare del meglio che puoi per aiutarle, ma non sei tu a scegliere. Come vi dicevo, nessuno
è mai riuscito a cambiare queste percentuali. E ho messo un asterisco perché dopo vi voglio dare, diciamo, c'è un trucco per far sì che la maggior parte delle persone con cui voi lavorate abbiano dei risultati fenomenali. Ma generalmente non ti puoi aspettare un risultato diverso che non 5, 15, 80. Quindi l'80% delle persone interessate alla crescita personale non ha nessun cambiamento radicale nella sua vita. E questo indipendentemente dalla disciplina, metodo, metodologia, guru, ambito, eccetera, eccetera. Non importa chi è, non importa quale modello segue, se noi osserviamo le statistiche, quindi una pura osservazione della realtà, questo è quello che succede, questo è quello con cui ci troviamo davanti. E come ho già detto, questo si applica anche ai tuoi clienti. Un esempio, la stragrande maggioranza di coloro che compreranno il tuo libro non lo leggerà. Alcuni supereranno il primo capitolo, pochi finiranno il libro, pochissimi metteranno in pratica e ancor meno metteranno in pratica per un tempo sufficiente ad avere dei risultati. Allora, se avevate bassa autostima e volevate essere depressi, credo di averlo fatto, non era l'obiettivo. In realtà, questi due concetti possono essere visti in maniera molto positiva. Non volevo deprimervi, ma questa è la realtà. Poche persone che verranno ai vostri corsi, seminari, davvero otterranno dei risultati. Ed è semplicemente importante capirlo, capire il perché così, capire che è così, capire che ci sono dei motivi, dei momenti, e dei modi di gestire tutto ciò. Andiamo alla prossima slide. Ecco, la business killing lie number 4, la bugia che uccide il business numero 4. Questa è presa dal mio nuovo libro, che non è ancora uscito in italiano, ma per ora c'è solo in inglese. È la bugia che uccide il business numero 4, che è uno degli errori più grandi che fa la maggior parte dei coach, dei consulenti, dei facilitatori, è quella di credere di essere responsabile per i propri clienti, di essere responsabile per il cambiamento, per i risultati che i propri clienti hanno. Ma la verità è che non è tua responsabilità cambiare la vita delle persone. E anche se tu volessi quella responsabilità, non potresti averla perché non puoi controllare le persone e non puoi scegliere per loro. Avevamo già parlato un po', l'altra volta di questo, nel senso che noi tendiamo a cercare di cambiare le persone, alcuni dei nostri clienti, noi diciamo: no, ma io voglio far sì che tutti abbiano dei risultati fantastici. Questa persona sicuramente la riuscirò ad aiutare. E quando uno all'inizio tende ad avere questo tipo di atteggiamento, e io stesso so, cioè l'ho avuto e so cosa significa, ma davvero non puoi cambiare qualcuno che non vuole essere cambiato, ed è anche una posizione arrogante cercare di farlo, perché magari ognuno ha il suo processo, il suo percorso, e in ultima analisi è sua la scelta di cambiare o meno. Adesso, il concetto è questo: lavora con coloro che se lo meritano, non con coloro che ne hanno bisogno. Istintivamente, noi abbiamo, e anche un po' perché siamo stati educati così, abbiamo la tendenza di voler aiutare e di supportare quelli che hanno bisogno, quelli che sono nel bisogno. Ma dobbiamo osservare che la vita è disegnata per premiare chi merita. Anche per respirare, noi abbiamo bisogno di prendere aria. Abbiamo bisogno di aria, ma non ci viene data se non respiriamo, se non facciamo uno sforzo cosciente o non cosciente. Ma se i nostri polmoni non si allargassero, noi non prenderemmo aria. Abbiamo bisogno di mangiare, certo, ma abbiamo bisogno di muoverci, di coltivare, di cacciare, di fare qualcosa per sfamarci. È lo stesso modo, noi dobbiamo agire allo stesso modo in congruenza con queste leggi naturali. Ci saranno delle persone che avranno sicuramente bisogno di un coach, di un trainer, ma molti di loro non si meriteranno di avere un coach o un trainer perché non stanno già combattendo, lottando, cercando di cambiare la loro posizione. E la verità è che tu non puoi aiutare nessuno che non stia già cercando di fare il meglio che può
aiutare se stesso. Se tu cerchi di aiutare i bisognosi, coloro che si lamentano, coloro che non fanno niente per cambiare la propria situazione, il tuo aiuto sarà vano e non solo, potrebbe addirittura essere un detrimento alle persone. Lo vedremo tra poco in una storia che è stata molto molto utile per me quando l'ho letta la prima volta e mi ha davvero fatto capire, mi ha davvero fatto portare a casa questo concetto. Ecco un po' di domande che di solito quando faccio degli one-on-one con i miei clienti mi chiedono su questo argomento della responsabilità, perché è davvero una delle cose che psicologicamente ed emotivamente boicotta di più e limita di più gli imprenditori consapevoli nel quanto sono disposti a guadagnare, nel quanto sono disposti a far crescere i propri business. E la prima domanda che molti fanno è mia responsabilità cambiare la vita delle persone? E subconsciamente hanno quest'idea, hanno l'idea che la risposta a questa domanda sia sì, perché loro pensano che io sono un coach, quindi il mio prodotto, quello che offro, il mio servizio è il coaching e la qualità del coaching si vede dai risultati che le persone hanno. Questa è una prospettiva molto molto sbagliata per diversi motivi, ma il fondamentale è quello che abbiamo già visto, che noi non possiamo davvero controllare le persone, sapere cosa loro fanno col nostro prodotto o servizio, sapere cosa fanno col nostro coaching. Ma noi possiamo dargli gli strumenti migliori ed essere i migliori nell'universo, ma non abbiamo modo di sapere se la persona applicherà ciò che gli abbiamo insegnato nel modo in cui gli abbiamo insegnato di farlo. E non possiamo forzare nessuno, puntare una pistola a testa a nessuno e fargli fare ciò che diciamo. E non sarebbe neanche la cosa giusta da fare, perché ognuno ha il suo modo di essere e il suo percorso di crescita. Quindi la risposta che bisogna portare a casa è no, non è mia responsabilità cambiare la vita delle persone. E by the way, come si dice in italiano, by the way, tra parentesi, non mi prenderò tutto il tempo di cui forse qualcuno di voi ha bisogno per rendervi psicologicamente, emotivamente e spiritualmente ok con alcuni dei concetti che vi esporrò, magari saranno un po' duri, un po' diretti e un po' controversi. Vi chiedo questo, se vi danno fastidio, prendetevi un po' di tempo per osservarli e per indagarli un po' più a fondo, perché se c'è qualcosa che non vi risuona, che sfida un po' i vostri punti di vista, credo che sia utile guardarla. Quindi no, non è tua responsabilità cambiare la vita delle persone, è tua responsabilità offrire il prodotto o il servizio migliore che puoi, è tua responsabilità fare del tuo meglio, fare più che puoi per essere un buon coach, un buon trainer, un buon facilitatore, ma no, non è tua responsabilità cambiare la vita delle persone. Perché non puoi, anche se volessi avere quella responsabilità, non puoi davvero costringere le persone a fare niente. Seconda domanda che discende da questa è: sei responsabile dei risultati dei tuoi clienti? Anche qui no, dobbiamo capire che noi non vendiamo risultati. Quando qualcuno inizia questo business pensa che una maniera di misurare il proprio business o un modo subconscio che le persone hanno di vedere questo business è: noi vendiamo risultati. Ti è passato il mal di schiena? Sì, allora sono stato bravo. Ho guarito la tua relazione? Sì, allora sono stato bravo. La verità è che è vero, possiamo prenderci, diciamo, parte non è assolutamente nostra, anche questo lo vedremo tra poco. Questo è un argomento molto controverso, molto Tao, molto Yin e Yang. Bisogna tenere conto di due prospettive totalmente opposte quando siamo noi che lavoriamo con qualcuno, quando c'è coaching o consulenza o mentoring o qualsiasi cosa sia, perché ci sono due persone, due prospettive. Quindi no, non siamo responsabili, possiamo fare tante cose per aiutare le persone, ma sono sempre loro che sono responsabili dei loro risultati. Ed è molto importante rendere questo molto chiaro fin dall'inizio nella relazione con i nostri clienti, che spesso se
impostiamo la relazione in modo sbagliato, le persone si lamenteranno e ci renderanno noi, in quanto coach, in quanto consulenti, responsabili dei loro risultati. Questo è qualcosa che non deve mai, 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 mai accadere. E vi dirò di più tra poco sul come far sì che non accada. Domanda numero tre che spesso mi sento fare è, o meglio, non mi sento fare, ma è la domanda che subconsciamente sono riuscito a tirare fuori da alcuni miei clienti è: dovresti sentirti in colpa per le persone che ti pagano, ma non applicano ciò che tu insegni loro? E anche qui la risposta è no. E come ho detto prima, non mi prendo il tempo di renderti eticamente ok con questo, è qualcosa su cui devi riflettere un po' da solo. Però il fatto è che l'80% delle persone, se guardiamo le statistiche che vi ho dato prima, non credeteci se non volete, ma fate le vostre ricerche ovviamente, che non siete dei seguaci, non siete dei followers, non è il motivo per cui sono qui, siete degli studenti, però guardate queste cose che io vi dico e studiatele, mettetele alla prova, testatele. La verità è che l'80% delle persone che seguiranno voi o qualsiasi altra persona, me, non applicherà ciò che tu gli insegnerai e di conseguenza non avrà dei risultati. Dovresti sentirti in colpa? No, perché in ogni caso quelle persone fanno meglio con te che senza di te e inoltre sono loro che stanno scegliendo di seguirti, di comprare qualcosa, di comprare i tuoi prodotti, di comprare il tuo corso, di venire lì. E se tu non puoi vedere il valore che loro ne traggono, non vuol dire che non ci sia. E ripeto questo concetto, se tu non vedi il perché qualcuno ti paga, non vuol dire che non ci sia un perché. Questo è qualcosa che io chiamo valore invisibile ed è qualcosa che è molto, molto, molto presente nel business del coaching e della consulenza, perché è un business di relazione. È un business che fa leva sui sentimenti, sulle emozioni, sulla psicologia. E quindi non è qualcosa, non è come andare a comprare del pane, dove ho qualcosa di concreto che posso toccare, posso vedere se è buono o se non è buono. Ma è qualcosa di, dove il valore di ciò che io do è invisibile. E spesso il problema è che è invisibile a noi coach. Perché se qualcuno ti vuole pagare, significa necessariamente che c'è qualcosa che lui vede di valore in quella cosa lì. Il problema è che magari tu hai un metro diverso di giudicare ciò che è di valore e ciò che non lo è. Vi faccio un esempio. Io ho dei clienti che mi seguono da quando ho iniziato, quindi da 5 anni fa, quando ero solo un ragazzino, e dal mio punto di vista, queste persone non hanno avuto nessun maggiore cambiamento nella loro vita. Sono una famiglia. Vengono i miei corsi sulle relazioni, sui soldi, sul business, ma ogni anno mi invitano a cena, a pranzo da loro, ogni anno mi mandano regali di Natale, ogni anno vengono ai miei corsi, comprano i miei seminari, mi pagano, mi mandano bei regali, come ho già detto, regali costosi, eppure non hanno mai avuto quello che io definirei un risultato, un cambiamento. Qualche anno fa mi chiedevo se fosse giusto, se fosse ok lasciarli essere i miei clienti e non mi sentivo a mio agio a prendere soldi da queste persone e addirittura accettare regali da queste persone, siccome loro non avevano dei risultati. Mi sentivo come se ci fosse qualcosa di sbagliato, mi sentivo come se ci fosse qualcosa di non etico, di poco giusto in tutto questo. E poi ho capito, ho riflettuto che se qualcuno sceglie di pagarti è perché c'è qualcosa che lui necessariamente vede di valore in ciò che fai, altrimenti non ti pagherebbe, giusto? Non che non sia un matto, ma se qualcuno sceglie di pagare te, è una sua scelta, c'è qualcosa che lui vede di valore, cioè del valore che è invisibile magari ai tuoi occhi, ma per lui è molto visibile, molto concreto e molto reale. E spesso questo è un valore emotivo. E sarà, tra l'altro c'è una sorpresa, ecco, ci sarà un altro, un PDF report che vi regalerò, vi arriverà nei prossimi giorni, di un capitolo estratto dal mio libro. Qualcuno di voi credo che lo abbia già avuto, che parla delle fonti del valore in questo business. Noi pensiamo che il valore sia in ciò che noi sappiamo,
nella nostra conoscenza, nella nostra esperienza, nelle nostre tecniche, in ciò che facciamo, ma il valore che noi diamo ai nostri clienti non sta assolutamente in queste cose, o meglio sta anche in queste cose, ma sono l'ultimo elemento della lista. Un sacco di altri modi in cui noi provvediamo valore ai nostri clienti non hanno niente a che fare con ciò che noi sappiamo o ciò che noi facciamo. Come ho già detto prima, sono business di relazione e tra poco capirai ancora di più ciò di cui ti sto parlando. E andiamo alla domanda numero 4. Ecco, dovresti rifiutare di essere pagato da coloro che non hanno risultati perché non sono disposti a fare ciò che è necessario per avere il cambiamento che desidero? E anche qui la risposta è no. No, non è tua responsabilità cambiare la vita delle persone. No, non sei responsabile dei risultati dei tuoi clienti. No, non devi sentirti in colpa se chi ti paga e viene ai tuoi corsi non applica ciò che insegni. E no, non dovresti neanche rifiutare di essere pagato da ciò che non hanno risultati, perché non sono disposti a fare ciò che è necessario. E, anche qui, magari, quando uno inizia non si sente moralmente ok con questo tipo di comportamento, ma prendiamo un esempio più pratico. Se io sono un panettiere e il mio cliente compra il pane, quindi il mio pane, il mio prodotto, il mio servizio è buono, ottimo, è un miglior pane, ma se poi quella persona il mio pane non lo mangia o lo lascia fuori dalla busta, lo dimentica in macchina sotto il sole per 4 giorni e quel pane diventa durissimo, è immangiabile, fa la muffa, sono responsabile del mal di pancia che avrà quella persona? Sono responsabile del fatto che lui lo mangia? No, non penseresti mai di andare dal tuo panettiere e dire che è colpa sua se il tuo pane è ammuffito, no? A meno che tu non l'abbia già comprato ammuffito, ma se hai comprato del buon pane, allora è responsabilità della persona usarlo nel modo giusto. Se applichiamo lo stesso concetto nel coaching e nella consulenza, se il mio coaching è buono e il mio assistere la persona è buono, il mio libro è buono, il mio corso è buono, e lo è, se almeno se quella persona non ha chiesto per un rimborso, se ha deciso di pagare perché evidentemente ha valutato che quella cosa era buona per loro, poi quando una persona va a casa, non è mia responsabilità quello che ci fa con quello che ha appreso o con quello che non ha appreso. È meglio, se, sapendo tutte queste cose, posso disegnare il mio corso, il mio coaching group, i miei seminari, in modo che le persone abbiano il più risultato possibile. Posso far sì che ci sia un follow up, ossia che io possa seguire le persone nel lungo termine, in modo che mi assicuri e faccia del mio meglio per davvero fargli avere tutti i risultati che possono avere. Però no, non devo rifiutare di essere pagato da coloro che non hanno risultati, anche perché forse il mio metro di giudicare i loro risultati è diverso da loro. Magari per me quello che per me è un risultato che loro hanno avuto è insignificante, quasi invisibile, inesistente, magari per loro è qualcosa di grandioso, e quindi dobbiamo essere in grado di vedere con gli occhi dell'altra persona. Magari qualcuno viene ai vostri corsi solo per avere ispirazione, solo per avere intrattenimento, solo perché sono diventati vostri amici e quello è un valore per loro, e gli interessa solo quello, non gli interessa davvero perdere peso. Conosco delle persone che seguono un famoso guru da circa 20 anni, vi dico che non sono andate da questa persona perché volevano perdere peso, ed è un guru, non faccio nomi, però non sto parlando, non voglio parlare in modo non rispettoso di questa persona, non sto cercando di puntare il dito, anzi dicendo il contrario. Queste persone sono andate da questo guru perché volevano perdere peso. In 20 anni non hanno perso peso, sono forse più ciccione di prima, ma sono, e io gli ho chiesto ho parlato a lungo con loro, sono una coppia, sono marito e moglie, e loro seguono questo guru, questo leader della crescita personale, da tantissimi anni. Evidentemente hanno imparato altre cose da lui per quanto riguarda le relazioni, le finanze, ma la loro situazione fisica non è assolutamente cambiata. E il fatto è che loro, verbalmente, a parole, volevano cambiare la loro situazione fisica, evidentemente non l'hanno fatto, e continuano a stare lì a pagare i corsi di questa persona, e sono felici così.
E se sono lì sono felici così, altrimenti non ci sarebbero. Io ho proprio parlato con loro, ho avuto modo di capire che loro sono contenti di fare quello che fanno, di seguire questa persona, l'hanno seguita per 20 anni, e anche se non hanno avuto nessun risultato. Evidentemente capiamo che il valore di ciò che noi offriamo non sta neanche nei risultati, ma sta in qualcos'altro, che è la connessione emotiva. La connessione emotiva. E adesso so che dico, continuo a dire tra poco capirai, tra poco capirai. Speriamo che tra poco io ci arrivi davvero. Ok, sei pronto a ingoiare la pillola amara? Ed è questa: alcuni dei tuoi clienti non avranno risultati. Non ha importanza quanto sia buono il tuo materiale. Puoi essere il migliore nell'universo e puoi assistere i tuoi clienti con gli strumenti e le strategie migliori, eppure non c'è nessuna garanzia che loro avranno alcun risultato. Infatti, non puoi assicurarti che loro usino gli strumenti ricevuti nel modo da te prescritto. Cosa vuol dire questo? Che non possiamo mai dare, noi possiamo dare una garanzia ai nostri clienti che ciò che facciamo funziona. Che ciò che facciamo, e spero che voi offriate qualcosa in cui credete, che sapete che funziona, con cui avete avuto dei risultati voi e i vostri clienti, ma non c'è nessuna garanzia che quella persona abbia dei risultati. È molto importante rendere chiaro fin dall'inizio questo alle persone. A me piace fare tutto, in qualsiasi situazione di lavoro, offrire una garanzia, soddisfatto o rimborsato. Così una persona può subito vedere, ok, se non mi piace, se questo prodotto o servizio non fa per me, posso lasciarlo. Ma io sottolineo che quella garanzia non riguarda il fatto che qualcosa non funzioni. Io sono 100% sicuro che ciò che io offro funziona. Ma magari capisco che potrebbe non essere la cosa giusta per quella persona in quel particolare momento. E quindi offro sempre la possibilità di fare un passo indietro. Ma è molto importante che sia in modo esplicito sia in modo implicito con i nostri comportamenti, far sì che la persona capisca che i loro risultati non sono, cioè che noi non siamo, in quanto loro coach, responsabili dei loro risultati. Ed è molto importante che ognuno dei nostri clienti prenda responsabilità per quella che è la sua vita e per quello che sono i cambiamenti. E se noi sbagliamo a incorniciare la relazione secondo questo principio dall'inizio, poi le persone si lamenteranno con noi se non hanno avuto i risultati che vogliamo. E questo è qualcosa che quell'80% di persone che non ha risultati sentiamo spesso fare, no? È sempre colpa del coach, del trainer, del dottore, del chiropratico o di qualsiasi, non so, dell'autore del libro. In realtà queste persone si muovono da una cosa all'altra senza mai applicare niente e continuano a lamentarsi. E il modo di evitare tutto ciò è di rendere molto molto chiaro per la nostra persona che noi facciamo 100% e siamo responsabili di ciò che noi offriamo, del nostro prodotto, del nostro servizio, ma non siamo in alcun modo responsabili per i risultati che la persona può avere. I risultati dei nostri clienti sono 100% loro responsabilità. E noi possiamo supportarli, aiutarli, ma non sono una nostra responsabilità. Ecco, adesso volevo introdurvi al concetto del lucchetto del cambiamento e risponde un po' alla domanda che forse molti di voi si sono fatti. Ok, se l'80% delle persone in realtà non ha grandi risultati in nessun ambito della vita, perché è così? E cos'è che può davvero sbloccare le persone e aiutarle a cambiare o cos'è che le limita? E questa è una domanda che ha del valore porsi sia per quanto riguarda la tua vita personale, sia riguarda la tua vita professionale, nel tuo business.